Ci è piaciuto subito. L'abbiamo acquistato e ora non ci resta che divertirci ad utilizzarlo. In questo video tutorial vediamo 5 acconciature facili e veloci da provare subito. Così non sarà solo il solito capello mosso. Gli arricciacapelli automatici sono indubbiamente super comodi perché possiamo avere subito capelli mossi perfetti. Ma se c'è ancora qualche dubbio su quale modello scegliere e come si usano, date un'occhiata a questi due miei video, così che possiate scegliere quello più adatto a voi e avere così un risultato perfetto. Per comodità vi lascio qua sotto in info box i link dei video. Bene, ora che abbiamo scelto il nostro arricciacapelli, partiamo! Prima cosa, creiamo i boccoli. Quando creiamo i boccoli, mi raccomando, ricordiamoci sempre che dobbiamo allargarli con le dita per renderli ancora più belli. Per la prima acconciatura ci serviranno solo due elastici per un risultato super chic. Prendiamo una ciocca di capelli dalla parte alta della testa e la fermiamo con un elastico, creando una coda piuttosto alta che andremo a stringere bene. Poi passiamo i capelli rimasti nella parte inferiore, che fermiamo in una coda a metà nuca. Stringiamo anche la seconda coda e voilà! Ecco una meravigliosa acconciatura super elegante e molto chic. La prossima acconciatura prevede una treccia laterale per un effetto super wow. Per prima cosa dobbiamo scegliere da che lato fare la riga laterale. Poi portiamo i capelli tutti da un lato e dall'altro lato cominciamo a realizzare una treccia. Intrecciamo i capelli fino alla fine della nuca. Poi fermiamo la treccia con un elastico e aggiustiamo l'acconciatura. Che ve ne pare? Io la trovo bellissima. Questa acconciatura sviluppa in altezza, donandoci qualche centimetro in più che non guastano mai. Prendiamo una piccola quantità di capelli dal lato superiore della testa, cercando di realizzare una coda super alta che fermiamo con un elastico. Stringiamo molto bene per portare ancora più in alto i capelli e distanziarli per bene. E come tocco finale prendiamo dei ciuffetti qua sul davanti e li portiamo così un po' liberi e sbarazzini per un effetto ancora più cute. La prossima acconciatura prevede i capelli sciolti, ma con un intreccio particolare sul di dietro. Iniziamo prendendo due ciocche laterali dalla parte alta della testa e le intrecciamo. Stringiamo molto bene e ripetiamo per una seconda volta. Stringiamo ancora e fermiamo la base con una forcina o con un elastico. Ed ecco un'acconciatura super bella e sofisticata. Anche per questa acconciatura ci servirà un elastico per un effetto super chic. Realizzare questa acconciatura è facilissimo, basterà fare una coda super altissima e fermarla con un elastico. Poi si prende una ciocca dalla parte bassa della testa e la si avvolge tutto attorno all'elastico, in modo che lo copra, e si ferma il tutto con una forcina. Acconciatura facilissima realizzata in meno di 3 minuti. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando, se vi è piaciuto, tanti bei like e iscrivetevi al mio canale. Io qua vi lascio gli altri due video sugli arricciacapelli e noi ci vediamo alla prossima. Aloha!